Quella sera andarono tutti insieme a prendere Steve a casa di Charlie. Non era la prima volta che il ragazzino aggrediva un suo amichetto, ma quella volta aveva esagerato. Le sue mani, attorno al collo di Charlie, avevano stretto così forte che per poco non lo avevano mandato all'altro mondo. La macchina, però, non arrivò mai a destinazione. I loro corpi dilaniati vennero ritrovati in fondo al burrone. Senza più un padre, una madre e due sorelle, Steve venne affidato alle non troppo amorevoli cure della nonna materna, che non lo perdonò mai di essere stato l'unica causa di tutto quel dolore. Troppe volte sarebbe finito in quella buia e fredda cantina. Ehi! Dove siete? Guarda, 20 minuti, beviamo il caffè, stiamo arrivando. Perfetto. Ciao ciao! A tra poco. Vi sto aspettando. Oh, siamo arrivati! Mamma mia, sono tutto rotto questo viaggio. Un viaggio lunghissimo. Attento a non ammazzarti dalla portiera. Oh, vabbè il sole, ma con tutte queste nuvole qua non è che piove. Vabbè, si sa, ma in montagna... Il tempo cambia! Andiamo, andiamo. Ah, che bel sole. Oh, che bella giornata. Sembra che smetti. Ma le ciabatte? Possiamo? Oh, e riprova, dai. Oh dai, bussa un po'. Oh, ma è aperto. Apri. Facciamo un vine, eh. Crandola, stiamo arrivando. Ehi. Steve. Steve. Lo stai? Steve. Oi Steve! Steve mi ha rotto un po' le balle, ascolta, vado a lavarmi. Cos'è sta roba? Schifo. Steve, sei qua? Certo ragazzi che lo porti nero. Mentre spessi fai i cazzi suoi, io mi metto a riposare. Sono stanco. Trieste. Meglio di sto buco di merda di sicuro. Cazzo di caldo in sto posto. Ah. Mi do. Ah. Palle. Cazzo, è finito Steve. Porca puttana. Ah.
Ma che cazzo? Steve? Steve? Queste cose sono ferraglie del cazzo. Fanculo. Ma che cazzo? Ma dove diavolo ti sei cacciato, Steve? Succede.
cazzo. No! No! Adore di Cristo.